Gesù, vedendo le foibe, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messa in volo è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messa, perché mandi operai nella sua messa. Chiamate a sé i 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri e scacciati, e guarì celebrato il cuore immacolato di Maria, il Sacro Cuore, e quindi abbiamo chiuso quel bellissimo e lungo tempo pasquale che è cominciato con la notte della Resurrezione e ci ha accompagnato per tutto questo percorso segnato dalla forte presenza della grazia che ci ha illuminato su queste verità fondamentali della nostra fede e di questo nostro legame che noi abbiamo con il Signore attraverso appunto il dono della fede, e quindi ci dà una forma di cominciare adesso quella ferialità della fede a partire da oggi, con una liturgia che nasce da una azione di novità di Gesù rispetto a quell'agire salvifico di Dio, di Yahweh, nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, come abbiamo visto anche dalla prima lettura, vengono scelti degli strumenti singolari come Mosè, Aaron, che devono portare questo popolo verso una riscoperta della identità di appartenenza mediante la consacrazione a Dio. Devono riscoprire quel valore della santità. Tu sei un popolo santo, un popolo che naturalmente ha celebrato questo incontro, ha celebrato questa amicizia, ma non sempre nella fedeltà. E quindi c'è un richiamo attraverso gli strumenti che Dio ha voluto chiamare, attraverso tutto, ripeto,
l'Antico Testamento, ed è stato incisivo con le predicazioni. Anche Mosè ha fatto il suo ruolo, ha condotto il popolo nella terra promessa. Con Gesù invece abbiamo una nuova tipologia di esperienza. È il Figlio di Dio, ma vuole che la sua predicazione, vuole che la sua azione salvifica, che si esprime nel guarire, nel liberare, nel predicare e tante altre funzioni che Gesù ha svolto nel corso del suo triennio di evangelizzazione fino al mistero pasquale. Ma questa volta Gesù lo vuole fare con una comunità, con che lui sceglie in comunione con il Padre dopo preghiere e preghiere. E oggi Matteo ci nomina i primi 12 uomini che sono stati scelti da Cristo per costituire una comunità che condivide l'opera di evangelizzazione del Maestro. Una comunità che si mette in ascolto della parola, che prega, medita, contempla. In fondo questa comunità dei 12 sono la prefigurazione di quella che è la nuova Chiesa che Cristo fonderà sul mistero della passione, della morte e della risurrezione. E i 12 sono quindi la prefigurazione di quella Chiesa che perdurerà nel tempo e attraverso quello che è una realtà importante della nostra vita ecclesiale, la trasmissione apostolica. Quindi abbiamo il ministero sacerdotale che viene condiviso e donato a delle anime che vengono scelte dal Signore perché all'interno della Chiesa possano continuare quella sua opera di salvezza, come ci dice lo stesso Matteo: andate, predicate, annunciate che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gesù annuncia una verità molto importante. Dice: io vi mando, quindi vi do il mio spirito, vi invio il paraclito, come aveva detto. Ma tutto questo vivetelo in un'azione gratuita, perché l'amore di salvezza, l'amore di Dio, che è un amore di salvezza, un amore di eternità, si fonda sulla struttura della gratuità. Per questo motivo anche i nostri cuori devono allenarsi, devono pregare, devono comprendere che tutto quello che la natura umana invece come atteggiamento ha sempre bisogno di un riscontro, di un'affermazione per far valere quello che lui opera o compie. Nel linguaggio di Dio, tutto ciò che si dona, tutto ciò che si condivide, tutto ciò che si compartecipa ha la caratteristica del gratuito, perché Dio è amore gratuito, non accetta compromessi, non accetta mezza verità, accetta soltanto quella onestà del cuore di ognuno di noi che attraverso la virtù dell'umiltà si lascia guidare dalla sua parola, si lascia nutrire dai suoi sacramenti e per fortificarci e vivere questa nostra missione, che oggi è la domenica proprio della predicazione missione, la quale ognuno di noi abbiamo come missione e la viviamo in un modo sempre più, un modo di camminare, di crescere, per vivere ogni giorno l'esperienza della riconciliazione, come dice Paolo, perché attraverso la riconciliazione che ci giustifica, quindi ci
ci cancella quel nostro essere peccatori, grazie proprio alla morte di Cristo, e noi possiamo quindi riconciliarci e rivivere quell'esperienza della grazia che ci trasforma lentamente ogni giorno attraverso quel nostro percorso di fede. Ecco, allora la liturgia di oggi è una liturgia molto semplice, immediata, diretta, che avrebbe bisogno soprattutto di ritornarci ognuno di noi sulla parola che abbiamo ascoltato, per comprendere come il Signore ha bisogno dell'uomo per poter attuare il suo piano di salvezza. Non ha voluto, ecco, fare una sua evangelizzazione, una sua predicazione e finiva tutto con lui. Ha voluto che tutto questo si avvenisse come trasmissione della storia attraverso quello che, ripeto, questa chiamata, questa vocazione, chiamata a cui tutti noi abbiamo, chi nella vita laica, chi nella vita ministeriale, chi nella vita consacrata, importante è saper rispondere a questa chiamata che ha come finalità il nostro conseguimento verso la santità. Il quale questo cammino di santità passa attraverso la vita della Chiesa, l'esperienza della Chiesa, ma passa anche attraverso le avversità, la tribolazione, la sofferenza, perché il Signore, purificandoci, quindi nella nostra natura umana, che facciamo fatica a riconoscere le sue dinamiche, il suo modo di procedere anche nei nostri confronti, e allora con quella purificazione forse accettata, voluta, e lasciarla veramente agire fino in fondo, no? Quando Dio ci purifica, anche qui bisogna fare un'attenzione, a volte diciamo siamo nell'aridità e opera di Dio, o siamo nella lotta, e bisogna distinguere ciò che veramente viene da Dio e ciò che invece è causato dalla nostra orgoglio, dalla nostra natura, che pensiamo di viaggiare sulle alte vette della spiritualità, quando invece abbiamo ancora bisogno di ripartire dagli elementi fondamentali, basilari, che sono appunto quell'amore che Dio ci insegna attraverso il suo ministero vissuto gratuitamente, con il cuore aperto ad accogliere tutti, con il cuore aperto a cercare di alleviare e sanare tutte le ferite di quella umanità alla quale Gesù non si è sottratto nei confronti di nessuno. E allora anche noi dobbiamo imparare dal Maestro a saper amare, a saper agire e a saper realizzare quella missione a cui Lui ci ha chiamato in ciascuno di noi.